Tonight I have a look and try to find my face again. Buried beneath this house, my spirit screams and dies again. Outback a monster wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I'm falling to my knees. I said, you got me where you want me. Della pubblicità online, ci sono tanti amici, più passano gli anni e più persone conosco all'interno dello IAB Forum, ed è una grande famiglia la pubblicità online. La manifestazione sta crescendo tanto, ho visto il numero degli accreditati che è impressionante, abbiamo superato i 10.000 partecipanti, ricordo insomma la prima edizione dove eravamo in 300. La pubblicità su internet, la pubblicità nell'ambito del digitale cresce in maniera importante a seguito di un altro anno come quello del 2010, dove la crescita è stata comunque del 19%, quindi è un settore che sta sviluppando molto anche grazie all'offerta sempre più strutturata e qualificata che c'è, ma soprattutto dall'interesse da parte degli investitori. Perché internet è il video in questo momento, cioè il video e il mondo social hanno permeato talmente tanto internet, per cui ormai la parola internet si associa alla parola audiovisività, multimedialità, video e alla parola social, quindi guardo, commento, condivido. E anche il trend verso cui si muove la pubblicità online, quindi? Assolutamente, anche se per quanto ci riguarda è anche forse in maniera contraria a quello che può essere l'opinione di qualcuno, tendiamo ovviamente a cercare anche degli standard a livello pubblicitario, per cui casomai altri dicono no, la pubblicità video deve essere una pubblicità custom, non deve essere più di 10 secondi, di 15 secondi. Noi, venendo da un grande broadcaster, per noi la pubblicità video tendenzialmente sarebbe meglio fosse un 30 secondi, perché in questo modo avremmo un unico formato che può andare bene sul media televisivo e sul media internet. Devo dire che questa cosa secondo me è un momento molto importante, perché la crescita del video advertising secondo me è un cambio di velocità, diciamo così, molto significativo, perché vuol dire che finalmente chi era abituato a portare grossi budget esclusivamente su dei media come la televisione ha visto le potenzialità del web con un formato pubblicitario come 15 o 30 secondi che era prettamente televisivo. Quindi finalmente, diciamo, le grosse aziende, i grossi investitori televisivi stanno incominciando ad arrivare su questo mezzo. La pubblicità online ha come valore aggiunto il fatto che intanto si possa tracciare, cioè tutto quello che l'utenza fa è tracciabile, quindi se uno mette un cartone pubblicitario non saprà mai che effetto poi abbia potuto avere questo la pubblicità che ha fatto. Sul web c'è bisogno di avere le visite, le pagine viste, tutto quello che l'utente, diciamo, ha fatto, quanto è stato all'interno del sito. Cos'è per te la pubblicità online? È innanzitutto un grande amore. Poi è un modo diverso per raccontare un'azienda e un prodotto a delle persone, a degli utenti. Basta soltanto trovare il punto di incontro tra l'azienda che fa pubblicità e gli utenti che vedono quella pubblicità. E tutto questo spesso non è il banner.